Ciao gente, benvenuti in questo nuovo video. Appena finito l'evento Hercules, sono qua per assumervi tutte le novità al meglio. Sono tipo stragasato. Questo video sarà montato veramente poco, non vedo l'ora di caricarvelo. Sono gasatissimo. Hanno preso tutta la roba assurda, nel bene e nel male. Assolutamente ci sono stati dei punti che non ho gradito per niente, quindi specifico, perché sennò posso sempre il fanboy di me. L'evento comincia parlando brevemente, poi vi parlo dei MacBook Pro, che sì, vabbè, lo sapevamo, non vi sto neanche facendo spoiler. Hanno presentato un nuovo piano di Apple Music a 5€, che in breve, cioè, potete usare Apple Music con Siri, basta, solo con la voce, infatti si chiama Apple Music Voice a 4,99€ per precisione. HomePod Mini in altri nuovi colori, ovvero giallo, corallo e blu, in arrivo a novembre, è uscito anche sul sito italiano. Che figata anche lui finalmente. AirPods 3! Non vi farò neanche un grande pippone, perché alla fine hanno poche novità, uscirà il video riguardo in settimana usciranno tutti i video riguardo del prodotto, anche più specifici con le varie immagini. Oggi vi farò proprio un bel recapavolo con i miei appunti, che sono relativamente pochi rispetto magari all'evento dell'iPhone o alla WWDC. Comunque abbiamo AirPods 3 con audio spaziale, resistenti all'acqua, cosa non banale, ma quando piove, quando sudate un po'. C'è gente che le usa in doccia, le frocche resistono già all'acqua, quindi assurdo veramente. 6 ore di riproduzione audio, bellissimo. Col case nuovo, bellissimo anche lui. Ci poteva fare 30 ore e che si ricarica MagSafe. Che figo. Preordini da oggi e in arrivo settimana prossima. Poi parliamo di processori, perché vi sto proprio portando in ordine. Ah, Monterey non hanno detto nulla quando arriverà, però si pensa che arrivi domani. Forse per voi oggi, comunque martedì. M1 Pro, hanno presentato questi due processori con 10 core di CPU, 16 o 32 di GPU e anche lì 16 o 32 giga di RAM, e M1 Max con anche lui 10 core di CPU, forse un po' pochini per quello che hanno presentato, 32 core di GPU e 32 o 64 giga di RAM. Cioè, una roba assurda. Hanno presentato questi due MacBook Pro da 13 e da 14. Che, allora, sapete che il mio giudizio non è proprio positivo. Il design mi fa veramente schifo per alcune cose. Come ad esempio, cioè, doveva essere ancora più PAM, poi iPhone 12 invece è tutto stondato, stile Apple Watch 7, mi ha ricordato molto. Ma comunque, funzioni principali sono le nuove porte, abbiamo 3 Thunderbolt di base, SD, scheda per SD, HDMI e ritorno del MagSafe, un cosino fine però finissimo, mi piace che stiano contando tanto del MagSafe. Abbiamo il display di iPad Pro, quindi ovviamente a 12.9, quindi XDR, mini LED e 120 Hz, display assurdo, penso la parte migliore di questo PC, insieme ovviamente alla parte interna. Fotocamera 1080p audio spaziale, ok, sì, ben accetti sempre, però sì, va bene. E poi parto da 1 tera, neanche da 512 GB, arrivano fino a 8 tera, tutte le configurazioni. Mi piace che tutti i portatili abbiano, cioè, tutti la stessa potenza, sia il 14 sia il 16, li puoi configurare negli stessi modi. Quindi mi sono preparato un piccolo listino prezzi, dove abbiamo il prezzo base per il 14, proprio con M1 Pro potenziato al minimo, ok, che parte da anche lì comunque tanto, 2349, e infatti rimane comunque questo MacBook Pro qua da 13 M1, che l'hanno un po' sfottuto perché era il processore più potente. Ora, cioè, questo è un M1 Max, fa pam, addios. Quindi il base con M1 Max da 14, con M1 Pro scusate, è 2349, il 14 base con M1 Max invece, prima parlavamo del Pro, è 3309, il prezzo base del 16, quindi anche lui con M1 Pro, è 2849, il prezzo base del 16 con M1 Max è 3719, e qui mi sono proprio, lo sapete quando volete fare quelle cose per sfizio, prezzo massimo del 16 con M1 Max, tutte le varie cose, 6.939, quindi con 64 GB di RAM e 8 TB di SSD. Allora,
Vi do i miei pareri. Allora, un po' di mini sì, fighi, mi piace soprattutto il blu e il giallo, il corallo, che alla fine mi ricorda molto il corallo, sapete, dei iPhone XR, quello vecchio. Sì, molto figo come prodotto, però evitabile tranquillamente, cioè tramite comunicato stampa si poteva comunque rilasciare. Però veramente figo, arriverà a novembre, però è già visibile sul sito Apple e mi fa un po' girare le balle un'altra cosa, ma ne parlerò meglio in un altro video che ho già scritto, però ne parlerò meglio in settimana proprio anche di lui, di Siri, di Apple Music in generale. Però veramente figo, probabilmente lo unirò al video delle AirPods 3. Anche le AirPods 3, sì, anche loro fattibili con comunicato stampa, però meglio che le abbiamo presentate così, perché ci hanno approfondito in un modo particolare, non si sono soffermati sul design, cosa che io avrei pensato. Però hanno approfondito magari altre cose che io dicevo, vabbè, fanno questo design un po' nuovo, ci parleranno per mezz'ora di sto merda e poi vanno avanti. Invece no, mi è piaciuto molto anche come le hanno introdotte. Un prodotto saranno da provare, mi piace l'estetica, non come dei leaks che mi facevano abbastanza defecare. Invece il MacBook Pro, che tranne per alcune cose mi piaceva molto, non mi piace per nulla come estetica. Intanto ha il notch, cioè c'è tipo il bordo finissimo sopra e poi ha il notch bruttissimo. Capisco se ci metto il Face ID, ma così a caso proprio no. E poi, altra cosa, secondo me non da sottovalutare, è questa cosa che potenzi, ma poi alla fine... Cioè, alla fine che uno ci fa delle cose, ma chi lo usa un portatile per lavorare così professionisti? A quel punto lo dai a quelli che usano il Mac Pro. Però è un portatile, è quello il problema. E di dissipazione. Di batteria non hanno fatto chissà questi miglioramenti, boh, vedremo. Però sì, impressione proprio a caldo. Poi me ne darò di meglio nel prossimo video dedicato ai MacBook. E noi ci vediamo in un prossimo video, spero che vi piaccia. Perché mi ci sono messo veramente tanto a darvele subito. Ma ciao ragazzi!